Salve a tutti e benvenuti sul canale Tessiland. Io sono Andrea e questa è la rubrica del Come fare. Siamo quasi in primavera? Forse sì, forse no, fa ancora tanto freddo. Però oggi rallegriamo un po' la giornata cercando di capire come fare i fiori con il Flower Loom. Andiamo a vedere. Ed eccoci qui arrivati a vedere cosa serve per poter creare i nostri fiorellini di lana e quindi il telaio Flower Loom. Ci sono tante tipologie, ma noi oggi utilizzeremo questa tipologia qua, che andiamo a vedere subito nel dettaglio come si presenta. All'interno troverete una base, la parte alta con tutti questi forellini che vediamo subito cosa servono e questi piolini neri con l'ago da lana. Vediamo subito come procedere con il montaggio. Noi in questo caso possiamo scegliere di avere un fiorellino piccolo, medio oppure grande e poi con anche vari intrecci. Oggi ne facciamo uno di media grandezza e semplice, quindi utilizzeremo questo bucherellino che vedete qui. Inseriamo tutti i piolini. Prendiamo il nostro filo, lo mettiamo al centro e iniziamo la nostra lavorazione. Inseriamo da questo lato, giriamo, andiamo sul piolino posteriore, 1, 2, 3 e 4. Vedete, io vado uno, vado avanti e uno torno indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, e lo facciamo per il numero di volte che ci interessa avere la grandezza del nostro fiorellino. Ricordatevi sempre che se abbiamo iniziato il nostro fiore qui, noi finiremo qui, in modo da avere il numero preciso di petali intorno al nostro fiore per renderlo omogeneo. Quando abbiamo finito di fare i nostri giri e siamo felici di avere un fiorellino abbastanza pieno, la cosa che facciamo del filo che c'era più lungo, quindi quello che noi stiamo utilizzando per attorcigliare, inseriamo il nostro ago da maglia. Abbiamo inserito il nostro ago. Ora cosa facciamo? Un piccolo cerchio al centro, creiamo un vorticino al centro e inseriamo il nostro ago. In questo modo. E poi dobbiamo prendere petalo per petalo, uscire fuori all'interno qui e rientrare all'interno. In questo modo. Uscire sull'altro petalo prendendo tutti quanti i petali che ci sono. Quando siamo arrivati poi all'ultimo giro, eccolo qua, come in questo caso, tiriamo su quest'altro, come vedete abbiamo preso tutti i nostri punti, eccolo qua. Ora non ci resta che staccarlo, basta semplicemente sollevare, ecco qua, solleviamo, abbiamo staccato il nostro fiorellino. E ora possiamo, per rifinire, fare dei punti interni in questo modo. Giriamo intorno in modo che rimane fermo fermo e ci potete fare anche il cappiolino per fermarlo definitivamente. Ed ecco qui il nostro piccolo fiorellino, che si può fare anche in juta, in vari colori, altre tipologie di lana o come questo che abbiamo fatto con la coda di topo. Ma vi faccio vedere una cosa: se prendiamo juta, altri colori di juta, altri colori di juta, un polistirolo ad anello, del feltro e voilà, ecco a voi la nostra ghirlanda di Pasqua.
Allora, come avete visto, è facile, è semplice, è veloce, basta avere un piccolo attrezzino e tutto ritorna sul suo punto e magari possiamo creare qualcosa di bello per abbellire la nostra casa e far arrivare presto Pasqua. Io come sempre vi chiedo che se vi è piaciuto di mettere un like, di seguirci su tutte le altre rubriche, Tessiland News, Tessiland Condivision, su tutti i canali social e sicuramente ci vediamo alla prossima. Ah, dimenticavo, se avete bisogno di qualche suggerimento su degli attrezzi, c'è qualcosa che non funziona, scrivetemelo nei commenti, così magari la prossima volta troveremo qualche altra cosa bella da farvi vedere. Quindi io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!